Nella città di Agropoli si è raggiunto un grande risultato per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid-19. Lo afferma il sindaco Adamo Coppola nel suo consueto intervento settimanale in diretta sui social. Mancano all'incirca 2.000 vaccini per raggiungere il primo obiettivo della campagna vaccinale. Inoltre, ha sottolineato Coppola, in settimana termineremo anche tutte le somministrazioni a domicilio e i prenotati. Sapete l'impegno che ci abbiamo messo in queste settimane per implementare il numero e sono veramente molto felice per dirvi che siamo arrivati quasi ad Agropoli a 9.000 vaccini. 9.000 è un numero bello, insomma, che significa che con questo lavoro, con questo ritmo, questa determinazione arriveremo ben presto al primo obiettivo minimo, che è quello della prima vaccinazione per il 50% degli agropolesi. Quindi il 50%, stiamo parlando di una cifra intorno agli 11.000, ecco, siamo a 9.000, mancano 2.000 vaccini e avremo la prima vaccinazione per la metà dei nostri cittadini. Questo veramente ci rende molto molto felici e sono numeri, insomma, che ci fanno veramente piacere. Per la visione i numeri sono a ieri 8.604, quindi quasi 9.000, ecco, quindi questo ci fa veramente molto molto piacere e vi aggiorno anche che in settimana saranno anche esauriti tutti i prenotati di queste delle fasce, che perché tenete presente che noi stiamo intervenendo, tranne nel periodo che abbiamo fatto il weekend dell'Open Day, noi andiamo a vaccinare tutti coloro che si prenotano. Le prenotazioni sono fatte per fascia, ovvero 80, fascia 60-79, fascia 50-59. Ebbene, vi annuncio che in settimana riusciremo a terminare addirittura tutte le prenotazioni che ci sono, che sono state fatte per queste fasce, e termineremo anche le vaccinazioni a domicilio, compreso le RSA, gli ospizi e tutto il resto. Quindi anche la vaccinazione a casa sta per terminare, quindi questo, diciamo, è una notizia importante, insomma, che vi voglio segnalare, perché ci rende effettivamente molto felici di tutto questo.